Ciao a tutti, Gucci e ben ritrovati dal vostro Andrink 91 su Yo-Kai Watch 2. Siamo sulla collina rigogliosa e dobbiamo fare delle missioni chiave per poter andare avanti nel gioco. Quindi la prima cosa che farò è andare a parlare con questo tizio, anche perché mi sembra l'unico qui attorno che abbia una missione da farmi fare. Ehi, è la prima volta che vieni qui, vero bimbo rapido? Perché? Beh, io e i miei amici vogliamo giocare a nascondino, gioca anche tu, queste sono le regole. Se catturi 6 di noi in 2 minuti hai vinto. Aspetta, aspetta. No, no. Allora, vediamo se c'è da giocare a nascondino. Ecco. Ah. Uno yokai si è ritrovato a Rilandia, vuole pescare, ma si trova ben presto in una situazione di alta pressione. Fiume a nord-ovest, i segreti della gemma magia. Sembra avere una certa conoscenza segreta sugli yokai. Andiamo al Tempio delle Virtù. Devo giocare a nascondino allora. Bene. Ok. Cominciamo. Sì, ma dove devo cercarli? Ah, la mia zona è limitata. Prendili, ok. Madonna, vieni qua. Senti, allora, bimbetto, non posso neanche aprire il menu. Dai! Preso. Madò, è uno. Preso. Dove si è andato a nascondere quell'altro? No, due ce n'erano, maledetti. Preso. Guarda questo come te lo frego. Ah, ma sta qua sopra. Non ci posso salire qua sopra. Ah, sì. Preso anche questo. No, dai, ci ho parlato, pezzente. Allora, ne ho trovato già un altro che stava qui. Preso. Perfetto. Oh, ce l'ho fatta. Ce n'erano anche un altro e due in giro, mi pare, ma bastano sei. Quindi ok, anche così. No, ho perso. Sei più veloce di quel che sembri, sai? Giochiamo ancora qualche volta. No. Molto lieto di cosa, Whisper? Beh, far salire gli yokai di livello così è quasi ok. Allora, velocità più 20, forza meno 12, velocità. Questa qua. Lo spirito serve, ma è come tipo i baffi in Super Mario RPG. Oh, questa! Ci ho azzeccato. Perfetto. Non mi ricordo di aver mai fatto super su questa scena bonus. Perciò non so neanche chi può comparire in teoria. Ma dicevo, praticamente chi di voi ha mai giocato a Super Mario, gli RPG di Super Mario, sa benissimo che i buffi servono per, come dire, per la fortuna. E quindi non è che siano di grande. Tipo lo spirito, secondo me, mi sembra, non vorrei sbagliarmi, perché a dire il vero non ho mai approfondito questa cosa. In Yo-Kai Watch dovrebbe essere lo spirito tipo la fortuna in Super Mario, i baffi. Dovrebbe, se non ricordo male. Allora, non voglio usare Vigorium perché secondo me lo sprecherei. Certo, mi servirebbe per andare sempre in giro correndo senza perdere tempo. Ma a questo punto andiamo al tempietto dato che sto sulla strada. Andiamo un po'. Eccolo qua. Ma questo è il fratello di quell'altro. Hai degli yokai insieme a te, li hai portati per quella faccenda? Whisper, stai parlando della fusione yokai? Fratello Zen del Tempio della Retta Via non ti aveva già chiesto lo stesso? Sì, deve proprio trattarsi di questo. Oh, no, no, no. Parlavo della gemma magia. La gemma magia degli yokai. Gemmania? Di che stai parlando? Gemma magia, si chiama gemma magia? È l'arte di cristallizzare le energie yokai nelle cosiddette gemme dell'essenza.
Se dai queste gemme ad altri yokai, le loro abilità saranno potenziate. Eh? In più puoi fondere insieme due gemme, fondine due simili per avere dei bonus. Come? Gli yokai che usa le due gemme fuse insieme sarà ulteriormente potenziato. Ottimo e fantastico! Whisper, sei certo di aver capito davvero? Certo che sì, ho capito perfettamente, sicuramente, senza dubbio. Forse. Dovresti provarci. Il grande saggio al tempio di Vito farà la gem magia. Va bene. Allora, cominciamo la gem magia. È quello che ti direi di solito, ma abbiamo un piccolo problema. Posso usare la gem magia sugli yokai, ma mi serve un germoglio di bambù. Oh, ce li ho! Io ce li ho! Perfetto, così senza che perdo tempo. Ne ho comprati 5, mi sembra. Ok, senza che vada al negozio. Facciamo prima. Ah, il germoglio di bambù, la gem magia funzionerà alla grande con questo. Come hai intenzione di usare un germoglio di bambù nella gem magia? È il mio cibo preferito, con la pancia piena mi impegno nella gem magia. Quindi è uno spuntino tutto qui? Che vuol dire con tutto qui? Bisogna inoltrire il corpo e l'anima. Beh, sì, è importante, ma... sono sicuro che per vedere i risultati mi vogliate in forma per la gem magia. Cominciamo. È parecchio disinvolto, non pensi? Però almeno riusciamo a fargli fare qualche gem magia finalmente. La fonte della misteriosa potenza yokai si chiama Essenza. Il grande saggio al tempio della virtù può usare la gem magia sulle medaglie. Trasforma le medaglie in gemme dell'essenza. Le medaglie andranno perse, ma puoi ritrovare lo yokai e stringerci amicizia. Non puoi evocare uno yokai senza avere una medaglia yokai. Cavolo. Ora capisco a cosa servono quei simboli che hanno gli yokai, tipo le P, le S. Ho capito ora. Fuimuro sta salendo alla grande, dunque, difesa più 25, forza meno 12. A me la forza serve. Però stavolta vado con amuleto fortuna. Vediamo un po' la scena bonus, cosa c'è? Ebbene, è andata bene. E per fare super qui cosa devo fare? Devo tirare una pallinata potente nell'iperspazio? Ah, ok. Questa è fatta. Probabilmente la userò, ma non ora. Poi voglio vedere bene come funziona. Ah, però, attenzione. Qui c'è una viuzza, ma non ci posso andare. Ah, sì, ci posso andare, bene. Mi sembrava che non poterci andare. Via dei campi di riso. Ah. Allora, sembra interessante. Ma per ora no, per ora lascio stare. Non è il momento. Non è il momento di andare qui. Facciamo prima le missioni, però poi magari, come ho detto, faccio un episodio esplorativo. Oh, una statua? Oh, Kami K! Sei proprio tu? E chi altri? Da un po' che non ci vediamo, Andrea. Oh cielo, viaggiamo fino a Rilagna solo per incontrare Kami K. Forse il destino sarebbe qualcosa di interessante per noi. Oh no, spero che non fosse il destino, mi è successo qualcosa di terribile! Stavo giusto galleggiando sul fiume all'ora del pisolino, niente di nuovo. Quando mi sono svegliato erano alla deriva nel bel mezzo dell'oceano, ok. Quando ho nuotato fino alla riva sono finito qui, il fiume mi ha fatto viaggiare. Kami K davvero è sonno pesante. A chi non è mai successo di appisolarsi e risvegliarsi in posti strani? A me? Tipo? Non mi è mai successo, mi addormentavo sul divano. Mi risvegliavo sul divano, purtroppo. Che hai intenzione di fare ora? Torni a casa o... che ho intenzione di fare ora? Pescare, ovviamente! I fiumi nei dintorni sono famosi per i loro pesci d'acqua dolce. Molti K li hanno cercati in lungo e in largo, li ho trovati per caso, però. Ma certo, forse tu puoi essere la risposta a tutti i miei problemi. Stavo avendo un po' di... difficoltà, vuoi aiutarmi? Ok. Allora, qual è il problema? Ah, già. Questo fiume è un ottimo punto per pescare, specie a valle, come ti dicevo. Però è pieno zeppo di esemplari di Inconti Fante e continuano a incantarmi. Non posso pescare in queste condizioni. Che razza di yokai è Inconti Fante?
Sì, se mi ricordo bene, vediamo in Contifante. Ecco, oh cielo, le vittime incantate da questi yokai sentono il bisogno urgente di... Che vuoi dire? Insomma, vuol dire che mi scappa. Beh, pescare così sarebbe difficile con tutta l'acqua che scorre. Oh, ne so qualcosa, un giorno gliela farò pagare a quelli. Kamikappa non è solo rischio. E se quegli yokai si incantassero la scuola? Sarebbe l'incubo peggiore di un insegnante. E nell'anime succede. Oh, il mio? Qui ce ne sono molti, ma riesci a fermare 3 esemplari di incontifante? Fai molta attenzione, non potrei mai più pescare se si succedesse qualcosa. Cosa? Perché non mi usciva la S? Ok, dove sono? A lungo il corso del fiume. Allora vado di qua, vado. Tipo qui o cose del genere. Ah, c'è uno scrigno. Esperia media per 2. Wow! Ah, dovrei incontrare degli incontifanti qui, credo. Lungo il corso del fiume, quindi da ste parti qua. O comunque sia dall'altra parte della riva. Va bene. No, cerco di giocare un po' con la telecamera, almeno cerco di beccare il più possibile gli oggetti, magari se non vedo incontifante. Vediamo un po' questo scrigno cosa mi dà. Cetriolo, ok. Ok, si fa per dire. Me l'ha fatto, ok. Spero che Incontifante non scappi se mi vede. Allora, a dire il vero, qui dovrei scendere? Ma come? Ah, posso salire? Bene. Cos'è? Ah, il cane fa la guardia. Allora, vediamo un po', potrebbe essere che si nascondono Incontifante qui. No, questo è blabbo, blabla, come si chiama questo? Quello che chiacchiera in continuazione. Blablablo. Non sono particolarmente interessato, ma Incontifante non è che devo trovarlo così, tipo cercando tra gli yokai qui. Sì! Bene, ora so come fare. Incontifante. Tre? Funzionerà anche così, con una botta sola. Andiamo con Shibayan veloce veloce. Oh, guarda questi, eh! Ecco fatto, anche l'ultimo. Credo che possano bastare. No, dovrò più trovarne tre proprio. Niente. Ah, io ci ho parlato, dico, vabbè, magari mi dice dove possono stare gli altri. Invece no, tutti e tre, erano quei tre che ho sconfitto prima. Indovina, Kamikappa, abbiamo messo in fuga 3 esemplari di Incontifante, già fatto? Pickindolor, ora finalmente posso pescare senza distrazioni, mi sono quasi dimenticato, voglio darti un piccolo segno di riconoscenza. Per sbaglio, oggi ho portato più canne da pesca di quante me ne servono, perché non ne prendi una come ringraziamento? Bella. Sei sicura? È un regalo fantastico. Più che sicura, ora che hai la canna, finalmente un compagno di pesca. Caspita, sai cosa avrei voluto fare con un compagno di pesca? Fare una gara di pesca, che ne dici, amico mio? E Andrea, penso che Kamikappa ti abbia appena sfidato. Che meraviglia, adoro vincere le gare. Ci sta, che cosa dobbiamo pescare? I tuoi entusiasmi affascinanti, i principianti sono sempre speranzosi. Come
Consiglierei le carpe, direi che posso farcela. Ok, prima che pesca tre carpe vince. Cosa? Ma dai, ma devo... Devo per forza, devo... Figo! Mi ricordo che sull'altro Yoke Watch era diverso. Vai. Perfetto. Un'altra carpa. Una terza ce l'abbiamo? No, abbiamo un rospo. Erba fetida. Bene. Ho un regalo da portare a mamma allora. Quanto sono simpa. Ok, eccolo qui. Ok. Non mi sembra una carpa, ma... Vai. Perfetto. Ho un'altra carpa. Ok, perfetto allora. Siamo a posto, possiamo andare da Kami K a dirgli che abbiamo vinto. Guarda, Kami K ha pescato tre carpe, ma è gran... Oh no, è... forse è... Non rivolgermi più la parola. Ma ho vinto la gara, ti prego, scordati della gara, se mi muovo di un centrimo ed esplodo. Che sta cercando di dire, sto dicendo che mi scappa. Oh, forse un incontifante l'ha incantato mentre vincevamo la gara. Hai proprio vinto la gara di pesca della congratulazioni. Davvero niente male per essere la prima volta, eh. Basta, devo proprio scappare. Basta, non la tengo più! Bene! Grazie, Whisper! Non poteva finire bene, no? Era ovvio. Anello illusorio... Ah, è uguale... Ah, cosa la velocità? Ok, prendo questo allora. Tanto la velocità è quella che mi interessa di meno. Poi faccio l'unione, quindi va bene anche in quel modo. Ops. Ecco, guarda, me l'aspettavo. Me l'aspettavo. Come ce lo sapevo. Esfera grande. Bene. Puoi continuare la storia. E vai. C'è qualcuno? Nessuno? Cosa è stato? Mi è parso di sentire qualcuno che gridava. Davvero? E perché qualcuno dovrebbe gridare a un posto così tranquillo? Qualcuno mi aiuti! Ok, stavolta anche io l'ho sentito. Penso che provenga dalla collina dietro la casa. Meglio controllare Andrea, forza! Bene, allora sapete che c'è? Finiamo con un cliffhanger! Io come sempre, Coach, vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Yo-Kai Watch. Nel prossimo andremo a vedere cos'era quella voce che veniva dal Monte Mediano. Quindi, vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Facebook e Twitter e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!